C'è una nuova fiamma che fa battere il cuore di Massimiliano Caiazzo? L'ultima indiscrezione. Ormai non ci sono più dubbi. Anche se non è arrivata una conferma ufficiale, la storia d'amore tra Elena Di Amario e Massimiliano Caiazzo è giunta al capolinea. I due ci hanno fatto sognare l'estate scorsa, con una serie di scatti estivi in barca a Capri, con cui hanno confermato dopo una serie di rumor. L'idillio però a quanto pare è durato poco e i due ormai non sono più insieme da tempo. La professionista di Amici di Maria De Filippi, oltre ad aver cancellato le foto dai social che la ritraevano insieme all'attore stabiese, si è buttata a capofitto nel lavoro, tra teatro e televisione, e ovviamente, la danza come primo grande amore. A quanto pare invece, il giovane interprete di Mare Fuori avrebbe ritrovato l'amore, con una frequentazione di fuoco che circola sui social in queste ore. A innescare il dubbio, una serie di movimenti social palesi e un'indiscrezione, giunta su Instagram all'esperta di gossip Deianira Marzano. Massimiliano Caiazzo beccato con Diletta Poecher Passavalli, un tempo, è stata insieme a Stefano De Martino. L'esperta di gossip sui social, Deianira Marzano, ha condiviso una soffiata giunta nei messaggi, da parte di uno dei suoi tanti follower. La persona in questione, che ha deciso di rimanere anonima, ha scritto di aver visto Caiazzo e la Poecher in atteggiamenti molto intimi, complici e affiatati al termine della relazione di Caiazzo con la Di Amario. A quanto pare, è lei la nuova pagina sentimentale nella vita dell'attore. Ad avallare questa tesi, una serie di like e movimenti sui social che i due si sono scambiati, quindi questo, testimonia come, in un modo o nell'altro, i due siano entrati in contatto e si spiino a vicenda sui social, la bacheca personale di ognuno di noi. Il nome della Poecher non è certo nuovo nel mondo del gossip nostrano. Nel 2016, ai tempi della prima crisi tra De Martino e Belen, è lei la fiamma che è stata accostata al popolare conduttore campano. I due avrebbero avuto una breve frequentazione, prima che poi Stefano decidesse di tornare con la madre di suo figlio. In effetti, è impossibile restare indifferenti dinanzi alla bellezza di questa ragazza, molto presente e seguita sui social e con una carriera avviata da modella. Non si hanno conferme del flirt con Caiazzo, e i due non hanno dato alcun segnale dopo le segnalazioni giunte alla Marzano. Arriverà presto una conferma, oppure una smentita da parte loro? Nel frattempo, se il rumor fosse reale, i due continuano ad agire in silenzio.